Ma perché quasi tutti i musei in genere incaricano ricercatori, cosa che si deve continuare a fare. Però i musei sono aperti anche alla comunità, alla cittadinanza, a maggior ragione un ecomuseo, che significa eco, non tanto ecologia, ma comunità. Per cui questo è un museo della comunità e anche se vengono tanti visitatori da fuori, deve essere anche un museo restituito alla comunità sull'uso che ne deve fare. E quindi questa ricerca, diciamo così, della storia del luogo, dei racconti della gente, deve essere fatta dalla gente. Poi come verrà utilizzato questo materiale lo deciderà la gente stessa, anche in relazione ai finanziamenti che riusciremo a trovare con la provincia di Ferrara. Però fino ad ora è un progetto proprio perché è fatto dalla gente che non è costato tanto. Ovviamente si vedranno gli sviluppi futuri, ecco qui c'è chi parlava di fare una mostra, c'è chi parlava di fare una piccola pubblicazione. Poi, una volta che viene fuori anche così, dalla gente, è tutto materiale che noi sottoperremo alle giovani generazioni, alle scuole. Le scuole sono abituate a venire qui per conoscere la storia importante. Quella della gente probabilmente manca alle giovani generazioni e conoscerla serve anche a loro pensare al futuro. In un'altra prospettiva, riprogettare il luogo tenendo conto del passato e progettare il luogo per il loro futuro rispettando anche il passato e fare magari di Campotto un paese particolare da visitare proprio perché è differente da quello vicino. Più che altro abbiamo avuto delle difficoltà noi a partire perché non sapevamo da dove cominciare e con chi parlare, perché la gente del luogo conosce la gente del luogo. Noi siamo operatori del museo, c'è chi abita qui, c'è chi viene da fuori, però il rapporto con la comunità è sempre stato in un qualche modo mantenuto, sì, ma non per delle cose specifiche, insomma. Ci siamo interrogati da dove partire, abbiamo cominciato dai campotesi a farci portare a casa dai campotesi, dai primi disponibili, insomma. Dopodiché ci hanno aperto le loro case, i loro cassetti, i loro scrigni con tutte le loro fotografie, i loro ricordi. E sembra anche che la cosa di oggi sia ben riuscita, cioè questa notevole partecipazione di cittadini campottesi dimostra che è sentita comunque questa ricerca. In qualche modo la risposta è positiva che ha dato la popolazione locale. Intanto ha portato tanta gente a vedere il museo che non sarebbero venuti se non con questa occasione, vero Magri? E poi io credo che saranno positivamente stimolati anche dalla presentazione che è stata fatta del progetto, perché ognuno ha un contributo importante da dare, ognuno ha qualcosa da portare che non sia, che sia anche soltanto una fotografia, un racconto, un aneddoto, un modo di dire, una filastrocca, appunto come stiamo cercando il nostro gruppo di ricostruire, io e Silvia. E quindi credo che sia indubbiamente importante, ecco. Positivissima, è riuscito bene e fate bene andare avanti e tutto il nostro appoggio ve lo diamo.